Buonasera a tutti e benvenuti. Come si accennava, cercheremo nei tempi ristretti di questo incontro di cominciare a far capire quali sono gli strumenti di democrazia partecipativa, di democrazia diretta e come sia possibile utilizzarli all'interno della vita di tutti i giorni dei cittadini. Cercheremo anche di capire se ci sono criticità e se queste criticità possono essere superate con l'esperienza e con le buone pratiche. Cominciamo subito e do subito la parola a Samuele Nannoni di Prossima Democrazia che ci introdurrà allo stato dell'arte della presenza degli strumenti di democrazia diretta e partecipativa, di quello che si può e si potrà fare. Grazie mille, grazie a tutti. Ringrazio in special modo il Climatfest e il Municipio 7 ovviamente per l'ospitalità. Dunque, oggi è interessante questa giornata perché mettiamo a confronto strumenti di democrazia partecipativa e appunto strumenti di partecipazione, appunto il dibattito pubblico, il referendum, potrei citare il bilancio partecipativo, la petizione. Io invece parlerò di uno strumento forse ancora non molto conosciuto, ma comincia a diffondersi, che si chiama Assemblea Cittadina, Assemblea dei Cittadini, insomma, il nome è questo, non fa differenza. Cercherò di farlo in modo fulmineo, sottolineando quelli che sono gli aspetti per me fondamentali. In particolare, quali sono le caratteristiche, due centrali, che differenziano questo strumento dagli altri strumenti partecipativi. Comincio subito. Parlando appunto delle due caratteristiche fondamentali, è più facile diciamo, capirle guardando a quello che è l'altro nome che la letteratura dà a questo istituto di partecipazione, oltre a assemblea dei cittadini, che è mini pubblico deliberativo. In queste due parole è concentrato il succo della differenza tra questo strumento e gli altri. E la differenza sta nel chi e nel come. Quando guardiamo il chi, il mini pubblico, cosa vuol dire? Chi partecipa a un'assemblea dei cittadini non sono cittadini scelti per autoselezione. Quindi che in qualche modo decidono di partecipare diciamo in modo attivo o perché appunto sono maggiormente interessati al tema. Quindi non c'è la presenza dei cosiddetti soliti noti, quelli che la letteratura definisce gli usual suspects. Come vengono scelti i partecipanti all'Assemblea dei Cittadini? Con quello che è definito un campionamento casuale statistico. Campionamento casuale vuol dire un sorteggio. Un sorteggio che però è statistico, che quindi mira a far sì che all'interno dell'assemblea dei cittadini sia ricreata in piccolo la società, secondo criteri che sono il genere, classi di età, la residenza nelle varie aree e generalmente anche il livello di istruzione. Ecco perché il mini pubblico, cioè un pubblico, questo viene dall'inglese, comunque una società in piccolo. Come succede, detto in due parole, perché spesso lo si chiede. Faccio un esempio, vogliamo un'assemblea di 100 persone? Io mando, sì, io insomma, si manda 10.000 inviti, 10.000 lettere ad un campione appunto estratto a sorte. Statisticamente mi risponderanno in 1.000, dando il loro assenso e consenso a partecipare, e da questi 1.000 sorteggio nuovamente i 100 definitivi. Perché questo modo di selezionare i partecipanti è fondamentale, anche qui per due ragioni. Una, diciamo, ha a che fare con il sorteggio e una ha a che fare con il fatto che questo sorteggio sia statistico. Il sorteggio è uno strumento che non guarda in faccia a nessuno, è lo strumento più equo che ci sia. Diceva Tocqueville, è quello strumento che dà a tutti la stessa possibilità e speranza di poter contribuire al benessere della comunità. Diciamo, non volevo farla troppo lunga, ma è lo strumento che maggiormente incentiva la partecipazione. Perché? Ve lo faccio con un esempio. Immaginate di essere un cittadino che riceve una lettera, magari a firma del sindaco o non so, del Parlamento o di chi per loro, che col vostro nome sopra, che vi invita in modo personale, Mario Rossi, proprio te, vogliamo proprio te. L'impatto, magari anche l'incentivo a partecipare è sicuramente maggiore piuttosto che camminare per strada e vedere un bel manifesto che invita tutti, in modo, diciamo, però non diretto, a partecipare.
Questo cosa vuol dire? Che il 100% di coloro che ricevono l'invito partecipano? No. Appunto, prima vi facevo l'esempio che se mando 10.000 lettere, verosimilmente in 1.000 ad oggi mi diranno di sì. Però è anche vero che dai oggi, dai domani, se questo modo di fare partecipazione divenisse in qualche modo strutturale, come già in alcune parti del mondo è accaduto, magari un domani appunto non sarebbero più 1.000, ma sarebbero 2.000, eccetera, eccetera. Quindi questo è fondamentale, e di questi tempi è ancora più fondamentale, perché tutti sappiamo di che cosa? Della crisi della democrazia, della crisi della politica, la sfiducia, la stanchezza democratica, questa sindrome, nessuno più ha fiducia nei politici, lo sappiamo, no? Ne parliamo tutti i giorni, era poi in campagna elettorale, figuriamoci. E questo quindi è fondamentale, cioè è un modo per incentivare ancora di più la partecipazione. Fare il cittadino, diceva un famoso studioso, è un po' come fare il genitore, cioè non si impara sui libri, no? A fare il genitore e a fare il cittadino. Come si impara? Si impara facendolo. Quindi tu impari a fare il genitore facendo il genitore, tu impari a fare il cittadino facendo il cittadino, però devi essere messo nelle condizioni di poterlo fare. E ora colgo l'occasione, il fatto che ci sia Giulia Pastorella, che peraltro ringrazio perché qui a Milano ha supportato, diciamo, in prima persona la proposta di legge di iniziativa popolare del Comitato Politici per Caso, che è una proposta di legge che chiede l'istituzione dell'Assemblea dei cittadini in Italia a tutti i livelli amministrativi, quindi l'ha portata, diciamo, a Milano, per questo la ringrazio. Il leader del suo partito, Calenda, spesso parla della partecipazione come un dovere, no? Che è giusto, però come si esplica, no, questo dovere? Cioè, nel senso, come lo rendiamo un dovere attivo? Nel 2022 è ancora sufficiente soltanto banalmente, una cosa molto importante, però andare a votare ogni 5 anni e mettere una X su un simbolo? Evidentemente no, e questo non è perché lo dico io, ma perché è l'evidenza, no? E dopo tutto vi invito anche a questa riflessione: lo schema di come è strutturata la nostra democrazia, i nostri sistemi democratici, è quello più o meno, diciamo, quello disegnato dai padri fondatori, no? di questo schema qui, quindi Rousseau, Montesquieu, ecco, sono pensatori che hanno tra i 300 e 400 anni fa. Il nostro assetto democratico fondato su organi rappresentativi eletti ha circa 300 anni. Ecco, ma la società in questi 300 anni quanto e come è cambiata? E quindi la domanda è: se la democrazia è lo strumento, è il metodo con cui una società si autogoverna, il miglior metodo o il meno peggio, come diceva Cerci, comunque il migliore, può questo strumento, questo modo di governare della società non andare al passo con la società e quindi non essere in qualche modo evoluto e fermo a circa 300 anni fa? Evidentemente no. Questo è un punto. L'altro punto è il fatto che questo sorteggio, torno al sorteggio, sia statistico, quindi si vuole dare rappresentatività al corpo dei cittadini. Qui spesso c'è una confusione, noi chiamiamo i nostri sistemi di democrazia rappresentativa, elettiva, no? Il problema è che se ben guardiamo i nostri organi eletti, che noi chiamiamo rappresentativi, non sono tanto rappresentativi quanto casomai rappresentanti, perché si fondano su quel rapporto tra eletto e elettore, eccetera, eccetera, non mi dilungo. Ma alla rappresentatività, ci lamentiamo spesso della scarsa rappresentatività che gli organi eletti hanno di che cosa? Della società, in termini di giovani, di donne, potrei andare avanti, se guardiamo anche i recenti sondaggi, diciamo, Tecnè. Oh, il tempo scarseggia, finisco. Problemi, diciamo, dei giovani, fasce deboli della situazione, fasce povere che non vanno a votare, uno su due andrà a votare, ecco. Questo, invece, per via del sorteggio statistico, chi compone l'Assemblea dei cittadini sono gruppi di cittadini altamente rappresentativi della società. Poi vi ho parlato del chi, mancherebbe il come, però il mio tempo è finito, magari dopo. Grazie. Passo avanti, bisogna avere un utilizzo di riferimento, come nel momento in cui ha detto chi nella società ci dice come soluzione che potrebbe in qualche modo venire incontro alla criticità che abbiamo ascoltato fino adesso, di partecipazione, di strutturazione e soprattutto di influenza finale sull'esito delle decisioni delle amministrazioni. Esatto, sì. Sono un po' disperato perché vorrei dire talmente tante cose, ma il tempo non ce lo consente. Però due pillole brevissime.
rispondo all'assessore. Chi comanda tra rappresentanti e cittadini? La risposta è, in base a quello che dicevo prima, l'evoluzione del sistema democratico, e si dovrebbe arrivare a, la risposta sia entrambi, quantomeno trovare nuove soluzioni, nuove modalità di, diciamo, unire i due soggetti. Questo perché, come diceva il filosofo statunitense John Dewey, democrazia, dove si va? Più democrazia, meno democrazia. Guardate, l'opzione meno democrazia è percorribilissima, e sono tanti regimi, no? I paesi che ce lo dimostrano, la famosa democrazia liberale di cui si parla, cioè rendere la democrazia un guscio vuoto, no? In cui si va alle elezioni, si vota, sì, ma poi ci sono le elezioni anche in Iran, cioè, tanto per dire. Quindi più democrazia, però cosa vuol dire? Vuol dire più o meno ciò di cui stiamo parlando, quindi cittadini che si attivano di più, sì, però che poi magari abbiano in qualche modo anche, no, un effettivo possibilità di contare. E poi volevo anche dire che in questo regolamento è presentato prima la Romani di Milano, c'è l'assemblea dei cittadini, a Milano ci sono, è uno dei pochissimi comuni che in Italia le prevede, si chiamano consigli dei cittadini, questo è il nome che trovate nel regolamento. E ancora Lipparini li ha previste, però ancora non è stato attivato. Vabbè, dicevo, prima ho parlato del chi, il come. Bene pubblico deliberativo, la parola è deliberazione. Cosa vuol dire deliberare? Vuol dire soppesare, mettere a confronto cosa? Varie idee, proposte, posizioni differenti, no? Delibera, cioè dal latino, mettere sulla libra, mettere sulla bilancia. E tutto questo come lo si fa? La forma, si dice, la forma è sostanza, è vero, perché come lavora un'assemblea dei cittadini è fondamentale, quindi ci sono momenti in plenaria, ma ci sono tantissimi momenti di gruppi a tavoli di lavoro. Questi tavoli come sono? Sono rotondi, per far sì che il confronto e il dialogo sia diciamo il massimo che si possa avere. Sono facilitati, ogni tavolo ha un facilitatore, un moderatore professionista che fa sì che questo dialogo sia appunto il più possibile, che non ci siano prevaricazioni, eccetera eccetera. E poi è un processo altamente strutturato secondo determinate fasi, quindi c'è la fase in cui i cittadini ascoltano e si interfacciano con gli esperti, quindi coloro che sono appunto esperti a vario titolo dei temi che tratta l'assemblea, e poi c'è la fase in cui i cittadini invece ascoltano i cosiddetti stakeholders, cioè i portatori di interesse, quindi quei comitati, quei gruppi che hanno su quel tema, su quella tematica determinate posizioni e portano il loro punto di vista. E poi diciamo, queste sono le due classiche forme che si trovano in tutte le assemblee dei cittadini. Se si riesce, sarebbe meglio anche che l'assemblea si interfacci con gli altri cittadini, quindi eventi aperti al pubblico con gli altri cittadini, di modo che i membri dell'assemblea escano un attimo da questa bolla che si è creata di iperinformazione, confronto, esperti, gruppi di interesse, per rincontrare i loro cittadini, avere uno scambio con questi, spiegare che cosa sta facendo l'assemblea, ricevere dei feedback dai loro concittadini che li aiutino poi a produrre l'esito dell'assemblea nel modo migliore possibile. Ovviamente tra i gruppi di interessi ci sono anche ad esempio i partiti politici, e quindi la massima inclusione. E poi appunto la deliberazione, il lavoro ai gruppi, il lavoro in plenaria per arrivare alla decisione finale. Generalmente è un report, una proposta, una o più proposte, che, cosa importante, viene ricercata attraverso il cosiddetto metodo del consenso. Cosa vuol dire? Si cerca di far sì che tutte le proposte che arrivano a essere presentate dall'assemblea abbiano il maggior consenso possibile, cioè il metro della votazione per arrivare a dire queste sono le proposte 1, 2, 3, è solo un'estrema razza. Perché? Perché il voto di per sé porta sempre a che ci sia un vincitore e un vinto, chi perde e chi vince, no? 3-2, faccio per dire, i due hanno perso. Il metro del consenso si fa sì questa cosa di superarla. Quindi il come l'ho spiegato, la terza differenza fondamentale che c'è tra questo strumento di partecipazione e gli altri è che le assemblee dei cittadini non sono soltanto uno strumento di partecipazione, un processo partecipativo, ma, come avevo accennato prima, in alcune parti del mondo si sono fatte istituzioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono città come Parigi, come Lisbona, ci sono addirittura degli stati federati, in particolare uno stato federato del Belgio, che hanno creato degli organi
che affiancano gli organi elettivi, quindi consigli municipali, ad esempio a Bruxelles o appunto a Lisbona e a Parigi, o i parlamenti dello Stato federato. E questi organi che affiancano gli organi elettivi sono organi composti, come vi dicevo prima, da cittadini sorteggiati in modo rappresentativo, che hanno un ricambio molto più frequente degli organi elettivi, generalmente durano in carica tra i 6 mesi e i 18 mesi, quindi un anno e mezzo. Questo è fondamentale perché, ripeto, l'assemblea dei cittadini quindi non è soltanto uno strumento, un processo, ma in alcune parti del mondo si è fatta istituzione. Qui in Italia, come vi dicevo, i comuni che hanno anticipato questa proposta di legge per rendere l'assemblea dei cittadini in realtà anche in Italia sono pochissimi: Susa, provincia di Torino, Milano e Bologna. Bologna ha fatto poi il passo avanti perché le ha messe in statuto l'anno scorso, ha fatto un regolamento ad hoc quest'anno, 10 pagine di regolamento, quindi un ottimo lavoro. E adesso in autunno partirà la prima assemblea sulle tematiche legate al clima. Quindi anche in Italia le cose si stanno muovendo. Potete fare un giro se volete sul sito della nostra associazione Prossima Democrazia per vedere che la diffusione dal 2004 sostanzialmente è vastissima, soprattutto in Occidente, perché ovviamente là dove c'è già democrazia si va verso più democrazia, e appunto la diffusione è ampia a tutti i livelli amministrativi, quindi dalle città alle regioni, stati federati e gli stati, su tantissime tematiche. Ovviamente quelle che si stanno diffondendo maggiormente sono proprio le tematiche tipo appunto la crisi ambientale, ma non soltanto, anche per esempio le riforme istituzionali, come c'è stato in vari stati, perché sono questioni appunto in cui è fondamentale coinvolgere il più possibile le persone, di modo che siano riforme di tutti. E soprattutto, sì, ho finito, ad esempio sul clima, sono tematiche in cui spesso purtroppo la politica elettorale, diciamo, può fare difficoltà, perché sono tematiche a lungo raggio, a lungo periodo, e la politica elettorale ha invece, tra virgolette, il problema di avere una logica a volte troppo spesso di breve medio periodo, dato cioè dalla campagna elettorale. Grazie.